vieni il nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Ecco, verranno giorni, dice il Signore, nei quali generoso insegnerò agli eranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Dalla lettera agli Ebrei. Cristo, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime colui che poteva dire loro che ti obbediscono, è parola di Dio. Assolutamente, ma ho detto alla gente che bisogna amare Dio e che Dio ci ama. E poi ho anche toccato il corpo e il sangue del Signore
e l'ho distribuito agli altri, e poi ho sollevato la gente dai loro peccati perché ho confessato. Ecco, tutte queste cose normali per un sacerdote, ma niente di straordinario. E tuttavia il Signore ha continuato a volermi bene, ha continuato a tenermi per sé. Ecco, io non so davvero, ringrazio in modo particolare in questo momento il nostro parroco, Don Pietro, il quale si è assunto appunto l'incarico di volermi far festeggiare anche qui, al mio paese. Ringrazio naturalmente il comitato parrocchiale di Vali, che si è dato da fare, e anche quello di Arni, che si è impegnato, così come la Croce Verde di Arni, e tutti quelli che mi hanno seguito a Spezia, in Arni, fino qui. Ringrazio il superiore dei Canossiani di Lucca, che anche lui è venuto a Spezia, poi a Narni e poi anche qui. Ringrazio il vicario Don Giuliano Salò, e non so, tutti, perché tutti siete nel mio cuore. E voglio approfittare anche per ringraziare tutti coloro che, oltre alla loro presenza e alla loro preghiera, spero, hanno voluto darmi anche qualcosa di tangibile, farmi dei doni. Ne ho ricevuti tanti, tutti mi sono graditi e di tutti vi ringrazio. In modo particolare due bellissime casole, questa bianca che indosso e una violaccia, e poi un camice e poi tante altre cose. Il Signore davvero pensi a ricompensarmi, Lui, perché io non so cosa fare. E ora voglio rileggere qui con voi la pergamena, la benedizione che il Santo Padre si è degnato di mandare. Sua Santità Giovanni Paolo II in parte di cuore l'implorata benedizione apostolica a Don Alfonso Verdici in occasione del 50° di ordinazione sacerdotale ed invoca copiosi doni e conforti celesti, auspicando che il suo ministero sia sempre icona e trasparenza del volto di Cristo. Chiesa della Santissima Annunciata Levanto, 21 marzo 1953, Santuario Sant'Antonio, Spezia, 22 marzo 2003. Certo, devo ringraziare in questo momento la banda che si è prestata, e poi anche, non so, il mio diacono ha mandato i suoi auguri e li ha mandati a Spezia, perciò li ha uniti anche a quelli che hanno celebrato la festa insieme a me, cioè ai miei confratelli, padre Vittorio, padre Giacomo, padre Enrico, e soprattutto al compaesano padre Marco Alfonso Verdici, i quali gioiscono per i 50 anni di assimilazione al primo grandissimo sacerdote e che per 50 anni hanno obbligato il pane a divenire corpo di Cristo e, operando in liturgia, hanno obbligato Cristo a ritornare sulla terra. Con tutta la sua sensibilità per i fratelli, il mio più caro saluto e la mia preghiera. A queste condizioni possiate raggiungere la fresca età di Matusalemme, 969 anni, e magari superarla. Il bisogno ci sarebbe, e penso che in questo mi dia ragione anche Francesco, il vostro grandissimo padre, che però non fa niente per darci una mano in tal senso. In ogni caso, ad multo santi et saecula saeculorum, e contentatevi. Padre Rocco Capatis.
Facciamo ora la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre. Ma
con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Reverendissimo Don Alfonso, siamo molto orgogliosi e onorati di poter condividere con lei questo momento così importante nel lungo cammino della sua fedeltà e servizio a Dio Padre. Ha diffuso e portato con umiltà e semplicità la parola di Dio in mezzo alle nostre comunità. Ha dimostrato disponibilità e premura verso il suo gregge, proprio come un buon pastore. Pertanto, a nome di tutta la comunità parrocchiale qua di sopra, quale segno del nostro affetto e stima, vogliamo offrirle un piccolo ricordo, rinnovando ulteriormente le nostre congratulazioni. Don Alfonso si è dimenticato di dire che è anche presidente onorario della banda musicale. Noi ne siamo lieti e abbiamo preparato un piccolo omaggio.
Solo un brevissimo saluto per ringraziare a titolo personale, in nome dell'intera amministrazione comunale di Pellisotto, e credo di interpretare i sentimenti di tutta la comunità di Vagli, per esprimere i sentimenti e formulare i più fervidi e più cordiali auguri a Don Alfonso per questi 50 anni del suo sacerdozio. Credo che oltre agli auguri gli vada deputato un doveroso ringraziamento per tutto quello che ha fatto in 50 anni. Non è poco quello che ha fatto. Io mi sembra che abbia trascorso 27 anni, quindi più della metà dei 50 anni nella comunità di Agri. Vi posso assicurare, sono stato presente 15 giorni fa alla Spezia, nella Basilica di Sant'Antonio, dove insieme agli altri confratelli, ero presente 7 giorni fa nella frazione di Arni, i bambini alle scuole, portando e sanguinando personalmente il pullman dell'amministrazione comunale. È stato socio fondatore della Misericordia della Croce Verde di Arni, che ho visto domenica, mi sembra almeno 5-6 mesi, mi sembra ben avviata e ben sostenuta. Un'altra considerazione che faccio, la frazione di Arni, come sapete basterebbe considerare che il paese di Arni, non più tardi di 72 anni fa, nel 1929, era la frazione del comune di Vagli, quindi già questo significa quanto l'amicizia che intercorre fra questa comunità di Vagli e quella di Arni. Ma non solo, siamo un comune. Ci legano sentimenti di amicizia istituzionali con quell'amministrazione e ringrazio personalmente quindi tutta la comunità di Arni che ha voluto così considerare questo nostro vallino. Ringrazio personalmente il sindaco Gianpiero Lorenzoni, che non so se è in chiesa ma l'ho visto arrivare insieme a questo pulmino. Guardate, è la massima onorificenza che il comune di Vagli fa a Vaglini o a persone vicine a Vagli. Per quello che possano fare. L'abbiamo donata al presidente dell'Ene Chicco Testa quando è venuto in visita a Vagli, l'abbiamo regalata a Simonetta Puccina, nipote del grande maestro di Gesù che è morto, che è venuto a Vagli, e di cui la nostra banda musicale si freccia. Quindi è il Vaglino d'oro che con grande parsimonia il comune di Vagli offre a personaggi illustri. Io credo veramente che padre, che Don Alfonso abbia onorato Vagli e sia giusto e doveroso tributargli questo piccolo dono. Grazie. Io di fronte a te, caro Alfonso, mi sento piccolino, appena 7 anni di sacerdozio, negli anni, ma anche come uomo, ecco, mi sento piccolo perché tu hai vissuto abbastanza, anche come sacerdote hai la tua esperienza. Io ti ringrazio per la tua testimonianza, anche per la tua prontezza a darmi una mano quando ne ho bisogno qui in parrocchia. Ti ringrazio di cuore e ringrazio di cuore a tutti i presenti, le due comunità parrocchiali, la nostra di Bari Sopra, anche la tua, che siete venuti così numerosi. È un buon esempio, buona testimonianza, soprattutto che ti volete bene. Grazie a tutti i confratelli che sono anche venuti per questa festa. Tu hai detto durante la predica che il Signore ti ha abbracciato. Ecco, e io come tuo fratello più piccolo voglio abbracciarti tutto qua. Buone cose. Sono dimenticato, a nome del comitato, nome mio, anche Don Alfonso, invitiamo tutti poi per la festa alla palestra della scuola nostra qui di Bari. Il Signore sia con voi. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Il tappo ce l'avevano inchiodato.